crisi causata dal coronavirus ha comportato un incremento significativo dell'utilizzo del web. Solo nella prima settimana di lockdown il traffico online è aumentato del 33%. In una situazione di normalità per raggiungere questo livello ci sarebbe voluto un anno e mezzo. In Italia il 71% della popolazione compresa tra i 16 e i 74 anni utilizza internet. Ma quanti sono gli italiani che usano la rete in modo consapevole e sicuro? Solo il 36%. La nostra vita online riguarda acquisti, risparmi e investimenti. E se per fare transazioni usiamo mezzi informatici sempre più avanzati, dobbiamo sapere che ad essi corrispondono tecniche criminali del web sempre più evolute. Cosa possiamo fare per navigare in questa giungla tecnologica? Per completare un acquisto servono pochi dati come numero di carta, data di scadenza, eventuale codice sicurezza e indirizzo per la spedizione della merce. Non fornite dati come numero del conto, PIN o password. Per acquistare in sicurezza, utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Controlla sempre che il tuo PC abbia un buon antivirus. In caso di sito poco conosciuto, è necessario controllare la presenza di certificati di sicurezza che ne garantiscono l'affidabilità. Come lo verifico? Cliccando sul lucchetto in alto vicino alla barra degli indirizzi. Verificare che il venditore sia affidabile e che abbia fornito i suoi riferimenti, partita IVA, numero di telefono, indirizzo email e ulteriori informazioni. Al momento di concludere l'acquisto, verifica che nella barra degli indirizzi sia presente la dicitura HTTPS, a conferma della riservatezza e sicurezza dei dati. Valuta sempre le recensioni lasciate da altri utenti sull'affidabilità del venditore a cui ti stai rivolgendo. Se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, è preferibile utilizzare le loro app ufficiali per evitare di essere indirizzati su siti truffaldini o siti clone che potrebbero catturare i tuoi dati personali e quelli della carta che hai usato per l'acquisto. Non cadere nella rete del phishing e dello smishing. È il fenomeno dei truffatori che attraverso email o SMS contraffatti richiedono di cliccare sul link per raggiungere una pagina web trappola. L'obiettivo è rubare informazioni personali come password e numeri di carte di credito per scopi illegali. Attenzione agli indirizzi internet che differiscono anche di poco da quello originale. Non cliccare mai su link che rimandano al sito di una banca se sono all'interno di email o SMS sospetti. Fai attenzione a non cliccare sui pop-up, le finestre che appaiono all'improvviso mentre si naviga. Modifica periodicamente i codici di accesso all'area riservata e controlla regolarmente le movimentazioni della tua carta per assicurarti che le operazioni riportate siano corrette. I sistemi di notifica messi a disposizione dalla tua banca, come gli SMS, possono essere molto utili per verificare che sia tutto ok. Evita di effettuare acquisti online da computer condivisi o da postazioni in luoghi che potrebbero essere poco sicuri, come hotel e internet caffè. Al termine di ogni acquisto, ricordati di effettuare sempre il logout dai siti utilizzati. Non utilizzare sempre le stesse credenziali per autenticarti su siti diversi ed evita il salvataggio automatico delle password sui programmi di navigazione. In caso di furto o smarrimento dei tuoi dispositivi di pagamento, avverti subito la tua banca. Per sicurezza, poi, imposta sempre il blocco automatico del tuo dispositivo. Nel caso in cui sei vittima di truffa, chiedi il risarcimento alla tua banca. Se disconosci subito le operazioni effettuate dall'hacker al posto tuo, la banca dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee alla tua sicurezza. In mancanza di tale prova, sarai risarcito.